Sono 33 i provvedimenti di fermo emessi dalla Procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria ed eseguiti dai carabinieri del ROS contro la cosca dei Piromalli, considerata dagli investigatori una delle più potenti dell'andrangheta. I fermati sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, traffico di stupefacente, intestazione fittizia di beni, autoriciclaggio, tentato omicidio ed altri reati aggravati dalle finalità mafiose. Al centro delle indagini del ROS, le attività criminali della cosca, egemone sul versante tirrenico della provincia di Reggio Calabria, ma con diramazioni in Lombardia e negli Stati Uniti, dove l'FBI sta svolgendo approfondimenti investigativi. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati beni per un valore complessivo di 40 milioni di euro. L'indagine dei carabinieri e della Procura di Reggio Calabria ha evidenziato, affermano gli investigatori, la peculiare struttura organizzativa della cosca, imperniata su una base operativa nella piana di Gioia Tauro ed un'emanazione economico-imprenditoriale attiva a Milano. Le indagini hanno documentato il controllo delle attività del traffico di droga all'interno dello scalo portuale di Gioia e la penetrazione della cosca nel tessuto economico ed imprenditoriale, con particolare riferimento al settore agroalimentare. Accertate l'infiltrazione nel mercato ortofrutticolo di Milano e l'esistenza di una rete di distribuzione di prodotti oleari negli Stati Uniti, facente capo ad un imprenditore italo-americano organico alla stessa cosca. Le risorse di provenienza illecita venivano poi reimpiegate in società di abbigliamento, collegate a noti marchi francesi e in imprese attive nell'edilizia e nella gestione di strutture alberghiere. Le indagini hanno infine messo in luce la partecipazione della cosca Piromalli nel progetto di realizzazione di un centro commerciale a Gioia Tauro, all'altezza dello svincolo autostradale della Salerno-Reggio Calabria. Nell'ambito dell'esecuzione sono coinvolti Antonio Piromalli, membri della sua famiglia, oltre che vari affiliati alla cosca. L'operazione, dicevo, è particolarmente importante perché investe quella che è una delle cosche storiche. Piromalli e Stefano, come si diceva in Mamma Santissima, sono le due famiglie di grande rilievo nell'ambito del patrimonio. E questa è un'indagine sviluppata dal ROS che ancora una volta ci ha sostenuto e ha sviluppato con una professionalità, una capacità, veramente una singolarità di mezzi e impegno. In questi risultati devo dire che straordinario è stato lo sviluppo investigativo del ROS, se si tiene conto che l'attività investigativa svolta ha riguardato non solo la Calabria ma anche la Lombardia. Antonio Piromalli operava a Milano, ma lo dirò, solo perché aveva scelto di risiedere a Milano per evitare di entrare nelle indagini delle forze dell'ordine e nello stesso momento attirare l'attenzione delle altre coste. Quindi è stata una scelta esclusivamente strategica. Antonio Piromalli è uomo delle coste di Gioia Tauro e con Gioia Tauro è in continuo collegamento, è il capo di quella cosca, per volere del padre Pino Piromalli opera a Milano.